Questo è il terzo giorno dove ci sono proteste, probabilmente queste proteste continueranno anche fino a sabato. Il governo regionale ha convocato per il 31 marzo due incontri, uno a Roma con i vertici di Almaviva e uno a Palermo con i sindacati. Ieri l'azienda con una nota ha comunicato ai sindacati la convocazione anche per il 1 aprile di un incontro nella sede di Confindustria a Roma sull'avvio delle procedure di licenziamento collettivo. Noi vorremmo vedere i fatti in realtà, gli incontri sono importanti, però devono essere anche accompagnati da fatti concreti. Noi concretamente abbiamo ricevuto una procedura di licenziamento collettivo, quindi noi concretamente stiamo perdendo il lavoro e ci licenzieranno in un batter d'occhio. L'azienda si è fatta sentire poco, devo dire, e anche questa ultima mossa del cambio della sede legale ci ha lasciati molto amareggiati. Aveva spostato due anni fa la sede legale a Palermo perché da qui nasceva l'investimento di tutta Almaviva Italia, noi siamo il 60% del CRM in Italia, adesso ha spostato nuovamente la sede legale a Roma, la tournée delle agevolazioni deve finire perché questo lavoro è un progetto industriale che deve rimanere a Palermo e in Italia, non consentiremo a nessuno di farcelo strappare via. Ogni giorno saremo qua davanti a protestare finché non abbiamo una soluzione ai licenziamenti collettivi. Abbiamo anche intenzione di mettere in campo altre iniziative, c'è organizzata anche un altro gazebo sabato e domenica in centro, nel centro della città, per far capire alla città che se noi 1700 palermitani perdiamo il posto di lavoro è tutta l'economia che ne perde.